Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube e benvenuti in questo nuovo video dove oggi torno a proporvi un gameplay, ma è un gameplay particolare perché oggi 10 settembre 2019 è il day one di PES 2020. Io ovviamente da malato di PES l'ho comprato subito, oggi sono andato al mio negozio di fiducia e l'ho comprato, ovviamente prenotato mesi prima. Quindi oggi vi propongo il primo gameplay, diciamo, ufficiale del gioco, dopo aver provato nei mesi scorsi, in quest'estate, la demo, ma oggi insomma abbiamo il gioco, diciamo, semi completo. Dico semi completo perché tra oggi e dopodomani, ovvero appunto il 10 e il 12, dovrebbero arrivare due aggiornamenti, due DLC molto corposi che andranno a sistemare le rose, il calciomercato, insomma. Infatti adesso per esempio quando l'ho acceso c'erano tutte le rose ancora dell'anno scorso, io usando l'Inter con dentro Nainggolan, Pesic, Icardi, Keita Balde, nel Milan insomma non c'era nessuno di nuovo, quindi ho fatto, diciamo, un calciomercato veloce delle due squadre che voglio proporvi in questa demo, ovvero il classico derby che io faccio appena mi metto a giocare al nuovo PES, ovvero Inter Milan. Direi di non perdere tempo troppo sull'interfaccia di gioco, qui abbiamo, insomma, che è chiaramente diversa dagli anni scorsi. Questa che vedete era possibile appunto di andare a giocare online, vedete, partita veloce, divisioni e altro. Io in questo caso appunto non vado a proporvi una partita online perché le rose non sono aggiornate, quindi insomma dovrei giocare con l'Inter dell'anno scorso e sinceramente questa cosa mi scoccia un po', quindi andiamo a fare una partita, diciamo così, offline, in locale. Ok, quindi andiamo a caricare. Vedete che nel campionato italiano ci sono praticamente tutte le squadre licenziate. Novità di quest'anno c'è la Juventus, che negli altri anni non c'era. L'unica squadra che non è licenziata con logo e nome è il Brescia, che comunque insomma adesso con le varie patch che vengono fatte da terze parti dovremmo avere tutte le squadre a posto. Ovviamente mancano anche, insomma, gran parte della Premier, insomma lo sapete, molti campionati non sono totalmente licenziati in PES. Andiamo a fare il nostro derby, quindi andiamo a schema di gioco. Io ovviamente per evitare di perdere tempo mi sono già salvato una formazione. No, stavo facendo una stupidaggine incredibile. Ok, stavo facendo una roba incredibile, stavo sbagliando a premere. Ok, io ovviamente per non perdere tempo mi sono già salvato prima di registrare la mia formazione. Riparto dalle mie certezze, ovvero dal mio 4-3-3 con, diciamo, gran parte della rosa dell'anno scorso, con chiaramente due attaccanti su tre cambiati. Ovviamente non ho più Pesic e non ho più Icardi, ma ho Lukaku e Sanchez. Ho messo subito Barella a centrocampo insieme a Brozovic e Vesino, e terzino sinistro ho messo Biraghi perché rispetto ad Asamoah è leggermente meno forte, ha un overall diciamo meno elevato, ma è un po' più fisicato ed è un po' più terzino. Sono molto contento che l'overall di Lautaro sia aumentato, perché se non ricordo male nel 2019 era 79, mi pare 78, e invece adesso l'hanno portato a, come punto centrale, 82. Molto molto bene. Infatti quest'anno ho un attacco direi molto molto buono, con, diciamo, una media di 84 di overall. Purtroppo, come notavo proprio prima, se gioco con le tre punte in panchina, tolto Politano, diciamo, non ho grandi ricambi per andare, diciamo così, eventualmente in caso di partita dove sto perdendo o magari voglio vincere, non ho grossi ricambi al centrocampo. Hanno abbassato l'overall di Candreva, che è qui, che era intorno all'81-83, se non ricordo male l'hanno abbassato a 78. Ovviamente ha fatto stagioni che non sono all'altezza, e quindi così è. Però ripeto che sono molto contento. Ripeto, purtroppo se deciderò poi in futuro di giocare come gioco praticamente sempre con 4-3-3, avrò i tre attaccanti principali tutti in campo, e in panchina, a parte Politano, avrò il giovanissimo Esposito, che vedete a 64, e mi dovrei inventare qualcosa. Come vedete nel Milan ho anche, come ho detto appunto, per creare, diciamo, un derby, diciamo, di quest'anno, ho già fatto il calciomercato io manualmente con Rebic, Suso c'è, Benasser in mezzo al campo, in panchina ci sono Rafael Leao e tutti gli altri, quindi
direi di andare a iniziare. Io ho parte Vesino, che però lo tengo dentro, ho lui che mi sta bene, ovviamente nelle impostazioni ho messo campione, io riparto sempre campione, poi passo a superstar dopo che insomma ho dopo che ho capito e ho imparato molto bene il gameplay, perché ogni anno a PES il gameplay abbastanza diverso, e qui se diciamo i cambiamenti che ho visto nella demo saranno quelli che credo siano effettivi, effettivamente il gameplay è abbastanza diverso. Quindi direi di partire, ovviamente speriamo di vincere, questa è una roba come faccio da tipo 20 anni, la mia prima partita PES è sempre il derby di Milano. Ho impostato inverno sereno, qui a me piace sempre giocare di sera, ho tolto la telecronaca perché io la odio, e telecronache c'è Fabio Caressa mi pare quest'anno, quindi insomma direi che si può giocare. Siamo, partiamo bene, per subito ho perso palla, ho una difesa fortissima con De Vrij, Godin, avevo paura, non vi ho fatto vedere l'overall di Godin che è rimasto 87, avevo paura che passando all'Inter me lo abbassassero un po', invece è rimasto bello alto come insomma in questi anni all'Atletico di Madrid. Anche nella Liga ci sono molte squadre non licenziate, l'Atletico, il Real, insomma aspettiamo le varie patch di terze parti, di ragazzi che si prestano a darci appunto le squadre totalmente a posto. Però ripeto, adesso giochiamo perché qui ah, del Nino Maravilla, mamma mia, no. Bravo Skriniar, però insomma, potevi metterla un po' giù un po' meglio. Mamma mia, se parte Luca Connelly. Sicuramente avete notato che ho messo Lukaku largo a destra. Questo perché in questi giorni, chiaramente su 2019, prima che uscisse il gioco, ho fatto diciamo una specie di calciomercato per l'Inter, così per provare i nuovi acquisti. E alcune prove ho messo Lukaku largo a destra e devo dire che con la potenza fisica, col fatto che poi rientra sempre sul sinistro, è abbastanza devastante da quella parte, e preferisco tenere Lautaro punto centrale. Il problema qual è? Che quest'anno hanno abbassato un po' l'overall di Lukaku. Mettiamo attenzione alla punizione, balla a prendere però qui Barella, guarda te, parlare con voi ragazzi. Hanno abbassato, dicevo, un po' l'overall di Lukaku, e quando l'ho imposto seconda punta da 85 mi va a 79. Invece nel 2019, nel PES diciamo dell'anno scorso, la seconda punta diventava 82 e mi stava anche bene. Adesso appunto l'ho dovuto impostare largo, ma punta centrale. Adesso però, ripeto, dobbiamo giocare perché sto Milan non mi piace per niente come sta venendo. Infatti sono un po' deconcentrato a parlare con voi. Ok, sono concentrati e via. Poi le cose magari ve le dirò in altri video su PES 2020. Adesso pensiamo a vincere questa prima partita. Sto Milan che fa sempre questo, recuperano palla e buttano la palla dentro. Dai, ma basta con sti falli! Ma sta fischiando il mondo, sta fischiando! Pensa a te. Mi sto mettendo un po' dietro, Dai ragazzi, sveglia, per favore, perché di certo non voglio non vincere la prima partita. Dai Bronzo, prendi sta palla. Madonna mia. Mamma mia, la bomba del Toro. Il Nino. Lasciala. Di chi è? È mia? Sì.
Bella sta palla. Mamma mia il toro. Oh, fuori gioco, cacchio, è passato davanti. Ma da te. Guarda questi, rilanciano solo lungo. Guarda che roba, guarda. Guarda che gioco da... da parassiti. Palla lunga e basta. Guarda che roba, guarda. Saltano completamente il centrocampo. Mamma mia. Bravo Skriniar, bravissimo. Niente, Lautaro non riesce, non gli arriva la palla giusta per passare. Mattias, dai. Questa prima partita si sta rivelando più complicata del previsto. Ma molto più complicata. No, sto sbagliando un casino di passaggi. Ma proprio tutti li sto sbagliando. Per fretta li sto sbagliando tutti. Sì, ma quello è fallo. Oh, pensavo andasse fuori. Ah, brutto primo tempo, non mi è piaciuto per niente. Infatti ho giocato proprio male. Bruttissimo primo tempo. Ma proprio brutto. Dai ragazzi, dai, non ho fatto neanche un tiro in porta. Niente, mi pressano bene, c'è niente da fare. Stanno giocando meglio di me. Dai! Bravo Lautaro! Il toro! Lautaro! Subito! Prima palla buona! L'incornata del toro! 1-0! Grande giocata del muflone di Anversa, che la tiene, la gioca, aspetta il momento opportuno. Boom! Bella giocata di Rumelu, il muflone. Dai ragazzi, su. Molto bene, l'abbiamo sbloccata subito, era quello che volevo. Dai, ma basta! Ma basta! Sì, ma quello è fallo, santo cielo, non mi fa andare a saltare. Ma fischia sto fallo. Pazzesco, guarda. Mi crolla avanti. Ma chi è questo qua che mi tiene Lukaku? Ma che roba è? Minchia, ero convinto di andare in porta lì. Cioè, i miei difensori vengono saltati, al contrario no. Comunque non sto giocando bene, ve lo dico, sono abbastanza onesto. Sto sbagliando un casino di passaggi, sto sbagliando. Contropiedi, non dico facili, ma quasi. Anche qua, guarda che roba, guarda. No, sto giocando veramente male. Dai!
Lascia sta palla. No, sto giocando, sono veramente loro, insomma, mi stanno mettendo in difficoltà. Sto sbagliando tantissimo, sto sbagliando. Non mi piace per niente come sto giocando. Proprio qui, con la stessa giocata di prima, momenti faccio 2-0. Sto ancora pensando lì a Bennacer che mi ha recuperato Lukaku. C'è una roba... quasi lanciato, è riuscito a riprendermi, una roba da pazzi. Oh, mamma mia, lo stavo saltando! Dai! Niente. Prendi sta palla! Mamma, come sto giocando malissimo! Sto sbagliando un casino di passaggi in tutte le zone del campo, a centrocampo, davanti! Vai Romero, vai! E però poi quando hai i campioni davanti, basta la palla e 2-0. Basta una palla e 2-0. Lo so. Ripeto, sto giocando veramente male. Qua ho avuto fortuna che la palla mi è rimasta giù. Che bella palla qua, boom! E sul sinistro il Romero non sbaglia, 2-0. Però, ripeto, non mi piace per niente come sto giocando. Sono in vantaggio perché ho gente forte davanti. Ma... potevo quasi tirare la bomba incrociata lì, ci ho pensato. Mamma mia, è il Nino. Tanto Sanchez, forse ha fatto un tiro nel primo tempo. Sto giocando praticamente in 10, sto giocando. Lasciala. Prozo! Bravo Danilino, bravo! Niente, mi raddoppiano sempre. Tengo una linea difensiva molto bassa, non ho spazio per andare via dietro, se no con le combinazioni. Vai Romelu! Tengo veramente... c'hanno praticamente la linea difensiva su sulla riga di porta. E non mi lasciano... sono sotto 2-0 e non si alzano, Rimangono belli schiacciati dietro e non mi lasciano e non mi danno profondità. Guarda, qualche roba, guarda. Sempre in 4-5 sono indietro. Mamma mia Sanchez, ragazzi. Mamma mia. Speriamo che sia solo una partita. A parte che c'ho Lautaro gioca cadavere. Beh, però ha fatto una bella partita. Guarda qui quanti ancora passaggi sto sbagliando. Oh, finita questa prima partita come la tradizione, un bel derby, 2-0. Ribadisco, non ho giocato affatto bene, non mi è piaciuto come ho giocato, ho sbagliato un sacco di passaggi. Questo potrebbe essere anche il fatto del nuovo gameplay che vi dicevo prima, quindi non è piaciuto per niente. Però ripeto, quest'anno forse anche più degli altri anni ho gente veramente forte davanti, perché l'anno scorso tolto come punta, diciamo, come punta vera, avevo forte solamente Icardi. Quest'anno appunto hanno alzato l'overall. Guarda qua che parata, mamma mia, guarda qua che roba, guarda cosa ha preso De Vrij. La stavo andando sotto.
e hanno alzato l'overall di Lautaro, che secondo me se lo merita perché l'anno scorso ha giocato molto bene. Meno male Lukaku è come Icardi, 85-87, quindi siamo lì. Però in più ho perso Perisic, che era una mia certezza davanti, e ho comunque c'è Sanchez, che in questa partita ha giocato malissimo, poi ripeto, un po' tutti hanno giocato male. Comunque ragazzi, questo primo gameplay di PES 2020 termina qui. Ripeto, partito offline perché i server, diciamo, i server sono già attivi, si può già giocare online, ma le rose online sono praticamente quelle dell'anno scorso, quindi bisogna aspettare il 12 per avere il DLC che completa tutto il calcio mercato. Sicuramente, insomma, vi porterò magari già il 12 o magari il giorno dopo una prima partita online. Però insomma, per questo primo gameplay di PES 2020 è tutto. Però ragazzi, io prima di salutarvi come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutti i video che carico da qua in avanti, un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, commentate, condividete, e noi ci vediamo ad un prossimo video qua sul mio canale YouTube. Un saluto da Shido, al prossimo video!